La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 10 gennaio 2020, Presidenza Rampelli. La seduta comincia alle 9.40 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 9 gennaio 2020. Il Presidente dà conto delle missioni e comunica modifiche nella composizione dei gruppi Movimento 5 Stelle e Misto. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono i sottosegretari Traversi e De Cristoforo. Intervengono i deputati Brunetta, Rizzone, Osnato, Frassinetti e Galantino. Svolge un intervento di fine seduta la deputata Lapia. La seduta termina alle 11.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 13 gennaio 2020. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che essenzialmente senza articolo 46,2 del regolamento, i deputati Arresta, Claudio Borghi, Cancellieri Comaroli, Luigi Di Maio, Ferrari, Galinella, Gebhardt, Giorgis, Giovanni Russo, Sciuglian, Scoma, Tasso e Maria Tripodi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato in allegato a resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e interrogazioni. L'interpellanza all'ordine del giorno, la numero 2533 dei deputati Varchi ed altri, concernente iniziative a favore della pulizia penitenziaria con riferimento all'aumento degli organici, in particolare presso le carceri siciliane. Chiedo alla deputata Maria Carolina Varchi se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di, repli di, di replica. La illustra, collega? Prego. Grazie, presidente. La mia sarà una. Illustrazione rapida perché il problema è abbastanza noto ed infatti sono molte le cronache che negli ultimi tempi hanno rassegnato una fotografia preoccupante di quello che accade all'interno degli istituti penitenziari siciliani. Sappiamo, sappiamo bene, molti studiosi lo hanno eh, nei secoli ribadito, che il grado di, una, di civiltà di una nazione si misura anche dal grado di civiltà delle carceri. Dobbiamo ricordare che all'interno delle carceri vi sono dei soggetti che sono i detenuti o in fase cautelare o in sede di espiazione di una condanna già definitiva, ai quali dovrebbe essere garantito uno standard di vita consono alla priorità che per lo Stato è quella della rieducazione della pena, ossia fare in modo che chi trascorre un periodo della propria vita all'interno di un istituto penitenziario ne esca un uomo o una donna migliore di colui o colei che vi ha fatto ingresso. Al tempo stesso all'interno delle carceri ci sono delle figure importantissime alle quali va... Destinata a tutta l'attenzione del mondo della politica ed è il personale, gli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Sappiamo che la eh, carenza di organico è diventata ormai un problema atavico, è diventato un problema che si ripercuote sugli standard di vita dei detenuti, come ho detto prima, ma ancora di più sulle condizioni di sicurezza nelle quali queste persone si trovano a svolgere il proprio lavoro. Sono dipendenti pubblici che sembrano però talvolta dimenticati da uno Stato che non li considera adeguatamente, non fornisce loro gli strumenti, talvolta anche la dotazione. Fratelli d'Italia in questo più volte è intervenuta chiedendo una dotazione adeguata per, per gli agenti della polizia penitenziaria. Adeguata a cosa? Adeguata alle emergenze, signor Presidente, che si trovano a dover fronteggiare ormai quasi quotidianamente. Trapani, Palermo, Barcellona-Pozzo di Gotto, Agrigento, tantissimi istituti penitenziari sono stati teatro di continue aggressioni ai danni della polizia penitenziaria. È evidente che il sovraffollamento carcerario da un lato e la carenza di organico dall'altro non consentono di fare in modo che gli istituti penitenziari siciliani siano a un livello di civiltà decoroso perché di questo si tratta si tratta di civiltà io personalmente nell'esercizio della mia attività ispettiva nell'esercizio delle mie prerogative parlamentari ho deciso di visitare alcuni istituti penitenziari siciliani per rendermi conto con i miei occhi delle situazioni che vi sono lì dentro al di là dei proclami talvolta roboanti che la politica può fare. Ho trovato delle situazioni francamente disarmanti, detenuti affollati in spazi comuni, talvolta servizi igienici non adeguati, personale della polizia penitenziaria costretto durante il proprio turno a sorvegliare centinaia di detenuti talvolta dislocati in ambienti diversi e separati dello stesso istituto penitenziario. E allora non ci si sorprenda quando poi i giornali raccontano di queste continue aggressioni ai danni degli agenti. Non ci si sorprenda se si verificano episodi acuti come l'evasione di un detenuto. Non ci si sorprenda se si scopre che vi è spaccio di stupefacenti all'interno degli istituti carcerari o... Vengono rinvenuti oggetti proibiti come i micro telefoni che consentono le comunicazioni con l'esterno, che pure sono evidentemente per ovvie ragioni vietate. Ecco, a fronte di tutte queste emergenze che pure i sindacati hanno ripetutamente denunciato, hanno ripetutamente sollevato, non vi è un intervento, non vi è un intervento incisivo. Potrei... Ricordare tante, tante battaglie che sono state condotte anche da Fratelli d'Italia, non da ultimo la vicenda della base navale di Favignana e Trapani per i trasferimenti che oggigiorno vengono ormai effettuati con, con gli aliscafi o addirittura con i traghetti mettendo comunque anche a repentaglio la sicurezza dei passeggeri che lì si trovano perché è stata dismessa la la base navale. Quindi a fronte di tutti questi tutti questi fenomeni che sono degli episodi degli episodi acuti, si Basti pensare ad esempio con riferimento alla citata base navale, del servizio di sicurezza che svolge anche per quei territori. Nella piccola isola di Favignana sono state raccolte centinaia di firme da parte dei cittadini che volevano la permanenza di quella base navale perché si sentivano così più sicuri. Basti pensare proprio in occasione di una evasione dell'importante contributo dato dal personale altamente qualificato che li opera. E allora io credo che il problema si possa risolvere soltanto con un impegno serio, un impegno che non può riguardare piccole, piccole prebende perché così sembrano quelle graziose concessioni che di tanto in tanto il governo sembra voler fare a questo mondo, al mondo penitenziario. Ma serve un intervento serio, serve un intervento in termini di edilizia penitenziaria, perché molte strutture, si pensi ad esempio al carcere Ucciardone di Palermo, molte strutture sono ormai vetuste, a tratti inadeguate per il ruolo che sono chiamate... A svolgere. Quindi servono interventi importanti nell'edilizia penitenziaria, servono interventi importanti in materia di, eh, organico perché non vi è solo un dato. Squisitamente numerico, ma bisogna anche andare a vedere che, con un turnover sostanzialmente bloccato, l'età media si è alzata notevolmente all'interno del corpo della polizia penitenziaria e dobbiamo ricordare che questi uomini e queste donne svolgono un lavoro già di per sé particolarmente usurante, reso ancora più usurante dalle condizioni nelle quali sono chiamati a svolgerlo. E allora, un serio. Turnover che consenta di abbassare l'età media, un serio turnover che consenta di mettere a regime la pianta organica di tutti gli istituti penitenziari siciliani affinché si possa fronteggiare quella che è un'autentica emergenza come il sovraffollamento carcerario. Su quest'ultimo punto va detto, per onestà intellettuale, che dai dati che il Governo stesso ha pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia emerge che gran parte del problema del sovraffollamento carcerario è generato dalla presenza di numerosi detenuti stranieri nei nostri istituti, e anche lì Fratelli d'Italia da tempo si batte perché venga individuata l'unica soluzione praticabile, ossia accordi bilaterali affinché i detenuti possano scontare la pena nel proprio paese di origine. Perché non possono le nostre carceri diventare una sorta di ostello per la mancanza di tali accordi bilaterali, sui quali pure il governo è stato impegnato da una risoluzione nella competente commissione presentata da Fratelli d'Italia. Quindi è un problema certamente atavico, è un problema che non è nato con questo governo, è un problema che va affrontato però con cognizione di causa e va affrontato tenendo a mente la dignità dei tantissimi lavoratori, dei tantissimi uomini e delle tantissime donne della Polizia Penitenziaria. Grazie. Grazie a lei. Il sottosegretario per la giustizia Vittorio Ferraresi ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Con l'interpellanza eh, gli onorevoli interroganti nel richiamare le condizioni di sovraffollamento della popolazione detenuta e le scoperture degli organici di polizia penitenziaria di cui risentono le strutture detentive siciliani facendo anche riferimento alle problematiche afferenti alla sanità all'interno delle carceri in ragione del sensibile incremento di detenuti affetti da malattie mentali, chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Ministro della Giustizia intende adottare al fine di potenziare l'apparato della Polizia Penitenziaria presso le carceri italiane in generale e siciliane in particolare di incrementare gli stanziamenti per l'ammodernamento delle strutture adottando altresì iniziative di carattere normativo per garantire una risposta forte dello Stato di fronte a continue aggressione e ai danni della Polizia Penitenziaria. Alla data del 10 dicembre 2019, i detenuti in carico agli istituti penitenziari della Regione Sicilia risultano essere complessivamente pari a 6.437 unità rispetto ad una capienza regolamentare pari a 6.494 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale di affollamento del 106,20%, come tale tra i più bassi del Paese e di gran lunga inferiore all'indice percentuale medio nazionale che si attesta attorno al 130. Eh, al 130. Eh, in nessun caso si registrano violazioni di parametri minimi stabiliti eh, dalla CEDU, atteso che tutti i detenuti ristretti presso gli istituti siciliani godono di un adeguato spazio di vivibilità. In ogni caso, per quanto qui rileva va rimarcato che il Ministero della Giustizia è costantemente impegnato in un'attività di monitoraggio dei flussi detentivi che risponde a un obiettivo di razionalizzazione deflattiva, per cui il conseguimento. Eh, si procede periodicamente a movimentazioni con finalità perequative. In particolare, per quanto riguarda la Regione Sicilia, nel corso del corrente anno sono stati movimentati 763 detenuti, onde riequilibrare la presenza dei detentivi in quegli istituti ove è maggiore il numero degli ingressi dalla libertà. Con specifico riguardo al personale di polizia penitenziaria, allo Stato presso il Proveditorato della Regione Sicilia. A fronte di una pianta organica complessiva di 4.266 unità risultano effettivamente in servizio 3.813 unità. Le maggiori scoperture si registrano nel ruolo dei sovrintendenti, rispetto a cui va ricordato in questa sede che i vincitori del concorso interno, complessivi 2.851 posti proprio per tale qualifica, al termine del corso di formazione costituiranno un bacino significativo a cui attingere per colmare le diffuse scoperture che su tutto il territorio si registrano in questo profilo eh, professionale, quindi anche sul territorio. Siciliane, questa è senz'altro una buona notizia. Si tratta di una misura che innesta pieno titolo nel più ampio alveolo delle mirate politiche assunzionali perseguite da questo Ministero anche nel comparto penitenziario. A tal riguardo ci si limita a evidenziare che è in atto il corso di formazione anche per i vincitori del concorso, 80 posti di vicecommissario, mentre verranno completate le procedure concorsuali a complessivi 49 posti di ispettore superiore e a complessivi 754 posti di allievo agente. Si provvederà altresì al completamento dell'assunzione straordinaria di 1.300 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria che i sensi dell'articolo 1, commi 382 e 383 della legge 30 dicembre 2018-145, anche mediante scorrimento delle gratuatorie vicende, verranno inoltre avviate nei prossimi mesi le procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendente conseguito all'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 44,8 lettera B e B bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 numero 95 e alle vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. È altresì previsto un programma straordinario di assunzioni per i prossimi anni per un totale di 620 unità di polizia penitenziaria e di 150 unità del comparto funzioni centrali con un impegno di spese di quasi 6 milioni di anni per il 2020 e per il 2021. In tale direzione si confida realisticamente di poter disporre a breve di un ampio bacino di risorse umane a cui attingere per sanare le varie scoperture di cui risentono gli istituti di tutto il territorio e rispetto a cui saranno tenuti in debita considerazione anche le esigenze del provveditorato siciliano che comunque va ricordato già lo scorso mese di luglio ha fruito di un incremento di 123 unità complessive appartenenti al ruolo degli agenti assistenti investimenti quelli nel corpo della polizia penitenziaria ricordo che se fossero stati fatti prima molto probabilmente avrebbero evitato questa situazione critica che ci troviamo a fronteggiare. Sotto il profilo sanitario, per quanto attiene specificatamente ai detenuti affetti da malattie psichiche, durante i primi dieci mesi del 2019 si è registrato un modesto aumento rispetto agli anni precedenti dei provvedimenti di assegnazione presso le articolazioni per la tutela della salute mentale della Regione Sicilia, disposte ai sensi degli articoli 111,5 e 112 del DPR numero 230 del 2000, nonché dell'articolo 148 del Codice Penale. Con specifico riguardo alla TSM, presente presso la Casa Circondariale di Barcellona-Pozzo di Gotto, va rimarcato che questa amministrazione già nel 2018 ha provveduto ad interessare l'assessorato regionale della salute affinché parte dei detenuti, i vi ricoverati in carico all'ASP di Messina, venissero presi in carico dalle altre aziende sanitarie provinciali della Regione, suggerendo l'attivazione di una sezione a TSM presso l'Istituto di Siracusa, nonché l'ampliamento di posti quale annessa la casa circondariale di Palermo, Pagliarelli. Quindi già iniziative sono state prese in considerazione. Nella seduta del 4 dicembre 2019 l'Osservatorio Permanente Regionale di Sanità Penitenziaria ha evidenziato anche la necessità che eh, la TSM della Regione Sicilia, già attivata e ancora ad attivare, siano dotate di un protocollo d'intesa tra le due amministrazioni uniforme per tutte le articolazioni con servizi sanitari identici per tutte. Al riguardo, è stato predisposto un protocollo d'intesa tra l'ASP di Palermo, Barcellona, Pozzo di Gotto e Siracusa, che risulta essere in valutazione sia del locale provveditorato sia dell'assessorato regionale alla salute. In termini più generali, intendimento di questa Amministrazione è proporre la riattivazione dei lavori del tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria presso la conferenza unificata per condividere con il Ministero della Salute e le Regioni la definizione di un regolamento organizzativo delle articolazioni per la tutela della salute mentale con l'obiettivo di implementare l'assistenza psichiatrica negli istituti penitenziari, rendere omogenei i criteri di ammissione dei detenuti nelle ATSM e uniformare l'assistenza sul territorio nazionale. In tale contesto si auspica la programmazione di corsi di formazione per promuovere una concreta collaborazione tra il personale sanitario e il personale di polizia penitenziaria operante nella TSM, volta a migliorare le condizioni del trattamento di quei detenuti pazienti affetti da patologie psichiatriche anche in fase di acuzie. E questa è un'importante novità. Da ultimo, anche con l'indefettibile collaborazione dell'ASP competente, ci si propone di dedicare particolare attenzione ai percorsi terapeutici dei detenuti ricoverati, finalizzati anche alla riabilitazione e al rinserimento sociale. Proprio grazie alla necessaria sinergia con il servizio sanitario e con le regioni si persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare il servizio anche attraverso informazioni complete sullo stato di salute dei detenuti, un accesso veloce alle prestazioni sanitarie, un incremento dei reparti medicina protetta, ex articolo 7 di L187 del 1993, ed un rafforzamento del piano nazionale di intervento per la prevenzione di suicidi in carcere. Dal punto di vista invece strutturale, questo di Castero è impegnato in una serie politica di rilancio dell'edilizia dell penitenziaria, tesa ad incrementarne gli standard qualitativi e quantitativi, nel tracciare in questa sede un profilo delle più importanti linee di intervento, oltre a richiamare l'avvenuto completamento nel 2018 da parte del MIT, dei tre padiglioni detentivi da 200 posti ciascuno presso gli istituti penitenziari di Parma, di Lecce, di Trani. Occorre dare un'imminente un ultimazione dei due padiglioni detentivi da 200 posti presso gli istituti penitenziari di Sulmona e di Taranto e del nuovo padiglione in realizzazione presso la casa di reclusione di Milano Opera per ulteriori 400 posti detentivi. Dei circa 3.500 posti attualmente risultanti inagibili, circa 1.000 sono già stati compresi nei procedimenti e negli interventi avviati con i finanziamenti del piano Carceri e con la successiva rimodulazione rimodulazione deliberata dal comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, curati dai competenti provveditorati interregionali per le opere pubbliche del MIT. Sono in corso i procedimenti a cura del MIT per la ricerca dell'area del nuovo istituto penitenziario di Savona e la progettazione e realizzazione di nuove strutture detentive nonché a cura della provincia autonoma di Bolzano per il nuovo carcere della città per un totale di 3.500 nuovi posti che sommati ai 51.500 sopraccitati porterebbero al raggiungimento di un realistico obiettivo di medio termine entro il 2025 di circa 55.000 posti detentivi. Nel solco normativo tracciato dal cosiddetto DL semplificazione si dovranno portare a compimento le riconversioni ad uso penitenziario dell'ex caserma Battisti di Bagnoli e dell'ex caserma Bixio di Casale Monferrato, mentre è imminente il conferimento dell'amministrazione penitenziaria della caserma Barbetti di Grosseto e sono in corso gli studi di fattibilità per la riconversione della caserma Capozzi di Bari. Quindi tutti questi interventi chiaramente faranno calare le tensioni e, eh, le, gli e faranno aumentare gli spazi per tutti gli istituti penitenziari sul territorio nazionale. E anche questo è un risultato che abbiamo ottenuto importante di futuro, di finanziamento di questi nuovi posti che sono sicuro potranno essere ultimati. L'innalzamento del livello di sicurezza negli istituti penitenziari a favore di chi vi lavora quotidianamente, quotidianamente oltre che dei detenuti stessi, costituisce uno degli obiettivi prioritari di questo dicastero. In punto di diritto occorre innanzitutto precisare che gli operatori penitenziari già godono dello stringente sistema di tutela prestato in via generale in favore dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio rispetto a condotte criminose di cui siano vittime o nell'atto causa dello svolgimento del servizio. È in vero, oltre all'aggravante effetto comune previsto dall'articolo 61, numero 10, del Codice penale, che comporta l'aumento fino a un terzo della pena per qualunque reato commesso in loro danno, con specifico riferimento a condotte di aggressione fisica, trova l'applicazione l'aggravante effetto speciale di cui l'articolo 576,1, numero 5 bis del Codice penale, che determina l'ergastolo in caso di omicidio e l'aumento della pena da un terzo alla metà in caso di lesioni. Per quanto qui rileva, va altresì rimarcato che con il decreto sicurezza bis, al fine di innalzare ulteriormente il livello di tutela penale per gli operatori di pubblica sicurezza, è stata esclusa l'applicabilità dell'esimente della particolare tenuità prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale, proprio rispetto ai reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Resta ferma in ogni caso l'apertura di questo Ministero alla valutazione di ogni altra ipotetica prospettiva di ulteriore rafforzamento della tutela degli operatori penitenziari e potenziamento delle condizioni generali di sicurezza in contesto detentivo, oltre che sul versante normativo, anche su quello organizzativo e strumentale. Quindi da questo punto di vista siamo aperti ovviamente a eh, possibili soluzioni dal punto di vista normativo, ma dal punto di vista organizzativo e strumentale voglio ricordare che in questa direzione, del resto lo scorso mese di aprile è stato istituito un gruppo di lavoro composto da operatori penitenziari esperti nel settore, con il compito di individuare nuovi modelli organizzativi finalizzati a una migliore gestione degli eventi critici in ambito penitenziario. Gli esiti dei lavori sono attualmente oggetto di un'approfondita attività di analisi funzionale all'adozione di soluzioni utili ad incrementare il livello di sicurezza nelle carceri e quindi eh, anche a diminuire il numero delle aggressioni. Tale obiettivo viene perseguito anche riservando particolare attenzione agli strumenti a disposizione del personale di polizia penitenziaria. A tal fine sono state avviate attività per la dotazione di innovativi equipaggiamenti atti al contenimento senza pregiudizio per l'operatore penitenziario, come prodotti antitaglio e nuovi giubbotti antiproiettili ed attualmente è lo studio e l'adozione in futuro di altri presidi di sicurezza, come prodotti paracolpi, scudi curvi e maschere facciali. Nella medesima direzione si scrivono da ultimo lo studio dell'impiego delle nuove tecnologie di sistemi radar di derivazione militare nella progettazione e nel finanziamento di impianti perimetrali esterni e di impianti interni di videosorveglianza ed allarme, nonché la dotazione di strumenti per prevenire l'illecita introduzione di cellulari all'interno delle carceri, ovvero per rilevarne la presenza e schermarne la ricezione, come anche eh, l'onorevole interrogante ha fatto notare. In particolare sono stati da poco distribuiti... 40 jammer, mentre 40 metal detector, 90 apparecchiature raggi X e 65 rilevatori portatili di cellulari, tutti recentemente acquistati, sono in corso di installazione ed altri 200 rilevatori sono in fase di acquisto. Quindi abbiamo ancora tanto da fare per risolvere le criticità esistenti, ma ritengo alla luce di tutti gli interventi sopracitati che non sia proprio corrispondente al vero il fatto che non ci sia un intervento eh, incisivo, eh, anzi credo che questi interventi siano stati attesi, e siano attesi dal mondo del penitenziario da diversi anni, dobbiamo ancora fare molto e ci impegneremo eh, in questa direzione che riteniamo quella più corretta per garantire anche tutte le richieste che appunto venivano eh, illustrate in fase di, eh, appunto, di illustrazione dell'interrogazione da parte eh, dell'onorevole Varchi. La deputata Maria Carolina Varchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la, sua, per la risposta alla sua interpellanza. Prego collega. Sì, grazie Presidente. Io mi debbo ritenere parzialmente soddisfatta alla risposta del, del Sottosegretario. Certamente è positivo che il Sottosegretario eh, rilevi la bontà delle nostre, delle nostre contestazioni basate su dati di fatto inoppugnabili, tuttavia questa, questa maggioranza ci ha abituati a veder negare talvolta anche l'evidenza. Quindi il fatto che già si ritenga un problema realmente sussistente e si decida di intervenire è per noi parziale fonte di soddisfazione. Ciò premesso, i numeri hanno la loro logica se letti nel complesso di un problema. Il problema che io ho sollevato infatti riguarda il sistema carcerario nel suo complesso e dunque parcellizzare la lettura dei numeri non aiuta a fotografare la realtà della quale ci dobbiamo occupare ed infatti sebbene il numero dei detenuti apparentemente sia quasi Allineato con la disponibilità dei posti. Va detto che alcune strutture presentano dei, delle porzioni di esse non agibili, ma soprattutto va detto che questo numero deve essere commisurato alla carenza di organico che il sottosegretario ha stimato in 460 unità in meno di quelle necessarie, che lo si ribadisce sono comunque già un numero reso insufficiente. Dalla modifica effettuata dal precedente governo. Quindi il dato dei detenuti va sicuramente commisurato e parametrato al dato degli agenti della polizia penitenziaria, del personale della polizia penitenziaria di ogni ordine e grado. Ed ancora il fenomeno. Di gestione della, della sicurezza merita certamente degli interventi in materia di repressione perché deve essere chiaro che chi ritiene di farsi ragione o di guadagnare qualcosa dentro il carcere ponendo in essere delle aggressioni eh, quasi sempre molto violente ai danni degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria viene duramente punito dallo Stato italiano perché chi aggredisce un uomo, una donna indivisa, aggredisce lo Stato, aggredisce l'Italia, aggredisce tutti noi, e quindi la risposta deve essere veloce ed inflessibile. Al tempo stesso, però, mi pare che nessuna delle città, tra Parma, Lecce, Trani, Sulmona, Savona, Bolzano, si trovi nella mia regione, si trovi in Sicilia. Quindi da ciò devo dedurre che nessun intervento in materia di edilizia penitenziaria sarà posto in essere a breve termine sugli istituti siciliani. Da ciò evidentemente discende il logico corollario di istituti pressoché inservibili, istituti dove vi sono ad esempio infiltrazioni d'acqua consistenti ogni qualvolta piove. Per fortuna mi viene da dire che in Sicilia non piove quasi mai, ma quelle rare volte in cui ci sono fenomeni atmosferici particolarmente pesanti, si pensa ad esempio al carcere di Agrigento, l'ho verificato io stessa, quindi so di cosa parlo, interi corridoi diventano inagibili. Ecco, io credo che tutto questo non sia normale. Io credo che intervenire a Bolzano, a Parma, a Sulmona non risolva il problema degli istituti siciliani. Io credo che in termini di equipaggiamento ancora poco si è fatto e vanno potenziati ancora di più gli strumenti in possesso della polizia penitenziaria. Vanno al tempo stesso migliorati gli interventi per le condizioni di vita e di lavoro all'interno degli, degli istituti penitenziari. Quindi la risposta è solo parzialmente soddisfacente perché a fronte di un pur corretto inquadramento del problema, ad avviso di Fratelli d'Italia, questo governo non è ancora nelle condizioni di mettere in atto politiche risolutive. E allora a nulla vale... Dire, ma l'ho detto, detto io stessa per onestà intellettuale che contraddistingue me e il partito del quale faccio parte, il problema è stato creato dal governo precedente, ma ciò non può diventare un alibi per il governo attuale per non affrontarlo o comunque non cercare di risolvere i problemi che ci sono. E allora, io credo che in materia penitenziaria ancora molto debba essere fatto per questa ragione auspico che anche il comitato per le condizioni di vita all'interno delle carceri che dovrebbe essere istituito in seno alla seconda commissione dopo quasi due anni di legislatura prenda avvio rapidamente. Su questo mi rivolgo anche alla sensibilità della Presidenza della Camera affinché tutti noi possiamo essere messi nelle condizioni di eh, conoscere e meglio valutare le, eh, le situazioni delle quali siamo chiamati ad Occuparci. La movimentazione nelle unità di 773 soltanto in Sicilia al tempo stesso non può essere considerata evidentemente risolutiva. Io credo che l'unica soluzione in termini, eh, in termini realistici sia una corretta rivisitazione della pianta organica, possibilmente superare lo scellerato taglio che venne fatto dal governo precedente e portare a regime il numero reale che serve affinché gli agenti, gli uomini e le donne della polizia penitenziaria possano operare in sicurezza e portare a compimento i lavori che il loro ruolo impone. Quindi, per tutte queste ragioni Fratelli d'Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo di sentinella. Io mi auguro che il contenuto di questa mia interpellanza e la conseguente risposta del governo giunga anche al provveditorato siciliano affinché tutti insieme si possa lavorare per immaginare le soluzioni. Come ho detto all'inizio all'interno degli istituti penitenziari vi sono... Certamente i detenuti, le cui condizioni di vita, in particolar modo per quelli più deboli, afflitti da patologie anche di natura psichica, un tema che pure è stato affrontato, certamente meritano particolare attenzione da parte dello Stato che tuttavia mai deve dimenticare che pure all'interno degli istituti penitenziari vi sono tanti uomini e tante donne in divisa che ogni giorno escono da casa per svolgere con onestà, con diligenza il loro lavoro. A loro, a loro va la gratitudine da parte di tutti noi, considerato che spesso si trovano ad operare in condizioni non propriamente adeguate ai parametri di sicurezza che tuttavia proprio a loro noi chiediamo di preservare all'interno delle carceri. Quindi io ringrazio il governo per gli auspici che oggi ha voluto manifestare in risposta a questa mia interpellanza e mi auguro che di qui a breve questi auspici possano tradursi in atti concreti. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3.638 della deputata Polverini concernente iniziative a tutela del diritto degli avvocati in stato di gravidanza di chiedere il rinvio delle udienze e della decorrenza dei termini processuali alla luce di una vicenda verificatasi presso il Tribunale di Roma. Il sottosegretario per la Giustizia Vittorio Ferraresi ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo. L'onorevole interrogante nel richiamare quanto pubblicato sul sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 23 2018 in merito al rigetto di un'istanza di rinvio di un'udienza civile fissata il 16 aprile del 2019 nonostante la richiesta fosse stata formulata in relazione allo stato di gravidanza dell'avvocatessa istante. Con data presunta del parte indicata nel 17.04 del 2019 e riferire che solo successivamente all'intervento del Consiglio dell'Ordine e dal clamore destato dalla notizia tale differimento sarebbe stato concesso, il tutto in violazione della disciplina introdotta dall'articolo 1,465 e 466, legge 205 del 2017, quindi la legge di bilancio del 2019 con cui è stata espressamente prevista la possibilità per gli avvocati in stato di gravidanza di chiedere il rinvio delle udienze, sottopone la vicenda all'attenzione del Ministro della Giustizia per sapere se il Governo sia a conoscenza della grave violazione illustrata in premessa, quanti siano i casi di analoghi rilevati nel corso del tempo dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative e quali iniziative urgenti di competenza, anche a carattere rispettivo, il Ministro intende assumere a fronte della situazione illustrata in premessa per prevenire con maggiore efficacia le analoghe situazioni per il futuro. Le informazioni che abbiamo acquisito a riguardo presso l'ufficio giudiziario interessato hanno in verità evidenziato uno svolgimento dei fatti di tenore decisamente differente. Infatti, come se sostanzialmente dato atto nella stessa interrogazione in oggetto, il primo provvedimento è stato meramente interlocutorio, finalizzato ad acquisire le valutazioni della controparte, attesa la natura del procedimento di separazione tra i coniugi e gli interessi sottesi con riserva di decisione all'esito. Il richiesto di ferimento dell'udienza è stato disposto, proprio in considerazione del legittimo impedimento del difensore, con provvedimenti in data 17 2019 Allo Stato non risultano episodi del tipo rappresentato nell'interrogazione presso l'ufficio giudiziario interessato. Pertanto alla luce dei suddetti elementi si evidenzia che, contrariamente a quanto adombrato eh, nell'atto di sindacato ispettivo in esame, non solo non vi è stato quindi alcun rigetto dell'istanza formulata dal difensore in stato di gravidanza, ma al contrario tale richiesta risulta essere stata accolta proprio in considerazione della legittimità dell'impedimento in data antecedente rispetto alla riferita pubblicazione della notizia sul sito del Consiglio dell'Ordine all'invocata adozione di iniziative volte a prevenire il verificarsi di fatti del tipo riportato, occorre evidenziare che le valutazioni connesse a distanze processuali presentate nell'ambito di procedimenti giudiziari sono di esclusiva prerogativa dell'autorità giudiziaria procedente, nel pieno rispetto dei principi di autonomia e di indipendenza, salvo ovviamente che, se ci saranno altre ipotesi o altri fatti da denunciare, il Ministero sarà eh, prontamente eh, in grado di intervenire e di controllare appunto il rispetto delle disposizioni legislative. La deputata Renata Polverini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Collega 5 minuti, prego. Grazie presidente, grazie signor sottosegretario. Io mi domando come mai in questo paese è così difficile essere donna e soprattutto è così difficile essere donna, mamma e poter esercitare liberamente il proprio impegno di lavoro e la propria professione. Vede sottosegretario, lei ha detto che questo compete all'autonomia e l'indipendenza all della magistratura. Io aggiungerei nel pieno rispetto delle leggi, perché lei ha ricordato la legge che ho voluto citare nella interpellanza, nella interrogazione che è quella del 27 dicembre del 2017 che recepiva sostanzialmente un capitolo del Jobs Act molto almeno in quella fase pubblicizzato dall'allora governo in carica che per la prima volta metteva anche i professionisti, cioè i lavoratori autonomi e quindi le lavoratrici autonome nelle condizioni di poter esercitare un diritto rispetto alla propria condizione di gravidanza, cioè la possibilità appunto di chiedere un rinvio delle udienze nei termini stabiliti per l'esenzione dal lavoro per le donne lavoratrici che appunto sono in gravidanza, cioè due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. E io penso che non fosse necessario l'intervento dell'ordine degli avvocati con la figura del suo presidente. Galletti, l'ordine romano, ma che doveva essere chiara la comunicazione tra colui che doveva es far esercitare un diritto e chi, appunto, aveva quel diritto eh, richiesto, cioè bisognava sicuramente rassicurare l'avvocato che eh, l'udienza o veniva rinviata, oppure chiedendo ad altri colleghi ci fosse la sostituzione proprio per evitare che i coniugi in separazione dovessero subire un ulteriore slittamento. Evidentemente non è andata così, evidentemente c'è stata Almeno una comunicazione che ha portato l'avvocato in questione a ricorrere all'ordine e soltanto l'intervento, come ho già detto, e anche il clamore destato dalla notizia ha dato finalmente la concessione del rinvio eh, del differimento della udienza. Quindi io mi auguro che su questo il Ministero voglia comunque continuare a vigilare perché ritengo che. Appunto, come ho detto all'inizio, in questo Paese non possa e non debba essere così difficile coniugare l'essere donna, lavorare ed essere madre. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3234 di deputati Martin Ciglio ed altri concernenti iniziative volte a garantire un'adeguata pianta organica del personale amministrativo contabile in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani. Il Sottosegretario per la Giustizia Vittorio Ferraresi ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafi, gli interroganti nel fare riferimento all'agitazione del personale amministrativo contabile in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, dovuta all'assoluta inadeguatezza della dotazione organica a fronte della presenza di detenuti, destinata ad aumentare per effetto dell'apertura di altri padiglioni, chiedono di sapere se il Ministro della Giustizia sia al corrente della situazione e quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di scongiurare il pericolo di disordine e proteste da parte del suddetto personale. Preliminarmente, anche al fine di una migliore contestualizzazione della questione, che risulti più aderente alla situazione concreta, eh, occorre evidenziare la sproporzione del tutto modesta fra detenuti e posti disponibili presso lo strutture in discussione. In alla data del 3 gennaio 2019 sono presenti 569 detenuti rispetto a una capienza regolamentare di 564 posti, rilevandosi pertanto un indice percentuale di affollamento pari al 104,60%, come tale di gran lunga inferiore rispetto a quello nazionale, che alla stessa data si attesta intorno al 129,29%. Lo specifico riguarda le riferite carenze organiche del personale civile, amministrativo e contabile in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, va innanzitutto dato atto del provvedimento con cui lo scorso 28 aprile è stato conferito l'incarico di direttore dell'Istituto. Per quanto attiene all'area contabile, allo Stato risultano presenti due delle tre unità previste in pianta organica. Il completamento dell'organico comunque rappresenta un obiettivo concretamente perseguito da questo eh, di Castero, non solo sulle intenzioni, come ricordava prima la collega Varchi, ma anche eh, con la appunto, concretezza degli interventi in legge di stabilità eh, sia l'anno scorso sia quest'anno. E quindi eh, un obiettivo che noi vogliamo portare avanti anche rispetto a quello che abbiamo già fatto. Eh, lo scorso 18 novembre ha preso servizio presso l'Istituto Trapanese, un vincitore del concorso a 35 posti, bandito con PDG 30 novembre 2018 ed elevato a 204 unità e che è già in programma la futura assegnazione di un altro funzionario contabile vincitore del recente interpello di mobilità. Nel profilo professionale contabile R2 risulta invece un esubero di personale, essendo presenti due unità a fronte di una pianta organica che ne prevede una soltanto. Con specifico riferimento all'area segreterie non risultano scoperture nel profilo professionale di funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, mentre nel profilo degli assistenti amministrativi la data del 1 ottobre risulta una sola scopertura rispetto alla dotazione organica, essendo presenti quattro delle cinque unità previste. Tuttavia si tratta di una scopertura che, quantomeno dal punto di vista numerico, risulta compensata dall'esubero di tre unità nel profilo professionale di operatore, in quanto a fronte di due unità previste sono effettivamente in servizio cinque dipendenti. Da ultimo in ordine all'area trattamentale alla casa circondariale di Trapani risultano stabilmente assegnati cinque funzionari della professionalità giuridico-pedagogica a fronte di una dotazione organica di sette unità. Va opportunamente rimarcato che di fatto si tratta di una scopertura meramente virtuale in quanto compensata dalla presenza di ulteriori due unità distaccate in entrata da altre sedi. In termini più generali, a dimostrazione ancora una volta della particolare attenzione con cui questo esecutivo guarda le politiche assunzionali, Va fatta menzione del DPCM 20 giugno del 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 2019 numero 204 con cui è stata autorizzata l'emanazione della procedura concorsuale per 50 posti di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica grazie a cui verrà messo a disposizione un utile serbatoio a cui attingere nuove risorse utili a dimezzare le scoperture che su tutto il territorio si registrano rispetto a tale profilo professionale e quindi anche appunto alla situazione di Trapani e poi ricordo anche appunto, che con l'ultima stabilità eh, noi abbiamo previsto il finanziamento per ulteriori 50 unità di personale, in particolare 25 mediatori che ovviamente servono per la presenza forte di stranieri nei nostri istituti penitenziari e anche quella di 25 eh, educatori. La deputata Vita Martinciglio ha facoltà di dichiarare se si sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego collega. Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario Ferraresi per la risposta che, informando della recente assunzione di nuovo personale e della futura assegnazione di un nuovo funzionario contabile, oltre a confermare l'impegno riservato dal governo alle politiche assunzionali, dimostra anche l'attenzione a far confluire risorse umane nelle realtà che maggiormente ne necessitano, tra cui è ricompreso senz'altro il comparto penitenziario. La Casa Circondariale Pietro Cerulli di Trapani rientra nel novero degli istituti. Penitenziali che maggiormente abbisognano di costante monitoraggio e scrupolosa attenzione, soprattutto a seguito dell'incremento della popolazione detenuta dovuta alla riapertura nel novembre scorso del padiglione denominato Tirreno. Che ad oggi ospita ben 46 detenuti per reati di riprovazione sociale, cosiddetti sex offender. È chiaro che l'aumento del numero dei reclusi e conseguentemente il proporzionale aumento del carico di lavoro degli uffici che operano all'interno della struttura richiede un coerente incremento anche del personale amministrativo contabile nonché di organico di agenti di polizia penitenziaria, la cui lamentata carenza, come è noto, è stata oggetta di ripetute proteste e massicce mobilitazioni che hanno ricevuto avuto anche l'interserimento personale del prefetto. Sono lieta di apprendere in ragione anche della risposta resa alla collega Varchi che l'implemento di pianta organica degli istituti penitenziali siciliani, quindi immagino anche di quello trapanese sia già stato programmato dal Ministero della Giustizia, segno ulteriore dell'impegno e dell'attenzione che il Governo riserva al comparto penitenziario, forza di polizia che garantisce sicurezza dell'interesse oltre che dell'individuo da recuperare anche dell'intera collettività. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3024 dei deputati Cillis ed altri concernenti iniziative di competenza. In merito al riconoscimento dello stato di calamità naturale a favore delle aree della Basilicata colpite da una violenta grandinata nel mese di giugno 2019, nonché misura a sostegno delle aziende agricole danneggiate. Il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Labbate ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie, Presidente. Premetto che gli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivate solo nel caso in cui le avversità e le colture colpite non siano ricomprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate. Infatti il decreto legislativo n. 102 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 32 del 2018, dispone che per quanto attiene ai danni assicurabili con polizze agevolate, quali ad esempio le grandinate segnalate dall'onorevole interrogante, non siano attivabili interventi compensativi del fondo. Ai fini di una copertura dei, dai rischi climatici, gli agricoltori avrebbero infatti dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate da contributo statale e comunitario fino al 65% della spesa sostenuta. Purtroppo esistono ancora importanti distretti produttivi, localizzati soprattutto nell'Italia del Sud, che non fanno ricorso al principale strumento di intervento predisposto dallo Stato per fronteggiare le pesanti perdite di reddito a cui vanno incontro il le imprese agricole nel caso di calamità naturali rappresentato appunto dall'assicurazione agevolate a cui sono stati destinati finanziamenti superiori a 1,5 miliardi di euro per il periodo 2015-2022. Le esperienze degli ultimi vent'anni dimostrano l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto ex post, peraltro attivabile solo nei casi in cui il rischio non è assicurabile in quanto interviene con eccessivo ritardo, risulta troppo oneroso e non reca sufficienti risorse. Per quanto attiene alla quantificazione dei danni, di competenza esclusivamente regionale, si evidenzia che è pervenuta la proposta della Regione Basilicata, ma non è stato possibile procedere con l'accoglimento, in quanto trattasi di eventi e produzioni danneggiate ammissibili all'assicurazione agricola agevolata. Pertanto. In assenza di deroga legislativa non è stato possibile attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. Di conseguenza, preso atto dell'impossibilità di attivare le misure compensative del Fondo, la Regione ha chiesto comunque di dichiarare l'eccezionalità dell'evento in modo da attivare la misura 5.2 del proprio programma di sviluppo rurale, finalizzata al ripristino delle potenzialità produttive. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato non appena acquisite tutte le informazioni richieste. Il deputato Luciano Cilis ha facoltà di dichiarare se si sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego collega. Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario Labbate per aver preso in considerazione le nostre preoccupazioni rispetto alla questione che in quest'Aula abbiamo testè, eh, posto all'attenzione del Governo. Valuto questa sua risposta come un segnale di grande attenzione rispetto alla problematica. Come lei evidenziava nella risposta, i soggetti istituzionali coinvolti sono diversi e di vario livello purtroppo. Questa progressività di competenze e responsabilità sono sconosciute alla maggior parte dei cittadini ed è anche a tanta parte degli operatori del settore. Pertanto assistiamo sempre più spesso a dichiarazioni veicolate anche a mezzo social che scaricano su, su altri le proprie eh, colpe e inefficienze, oltre ai propri ritardi, con risultato di aggiungere confusione alla confusione. Altro aspetto che giustamente nella sua risposta viene messo in evidenza è quello dell'assicurazione delle culture che in molti casi non vengono sottoscritte dagli agricoltori. Quella delle assicurazioni dell'agricoltura è una problematica, una problematica che credo debba essere eh, affrontata nel breve periodo eh, e debba avere un, come una giusta valutazione da parte del Governo. Ed è tutto evidente che se le polizze non vengono sottoscritte ci sono alla base delle motivazioni che non le rendono appetibili e convenienti. Sarà una questione di costi? Sarà una questione riguardante il rimborso in caso di calamità che non è sufficiente a coprire i danni subiti? Probabilmente occorrono dei correttivi e credo che bisognerà avviare una riflessione se nel caso intervenire prontamente sulla materia. Pertanto mi ritengo soddisfatto della sua risposta e la ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 3235 della deputata Fregolent concernente iniziative di competenza per il recupero del complesso monumentale della Cavallerizza Reale di Torino, anche al fine di garantire una piena fruizione pubblica. Il sottosegretario di Stato Giuseppe Labbate ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'onorevole Fregolent ha chiesto ha richiesto notizie in merito al complesso della Cavallerizza Reale di Torino e in particolare sulla grave situazione di degrado in cui essa versa. Rammento che il complesso monumentale, edificato tra il XVII e il XIX secolo, è stato dichiarato di interesse storico-architettonico particolarmente importante con DM del 28 maggio del 1968, rinnovato con decreto del 1 agosto 2005. In ragione della sua stretta relazione funzionale con il Palazzo Sabaudo è stato compreso tra le componenti della cosiddetta zona di comando e scritto nel dicembre 2007 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come parte del sito seriale della delle residenze Sabaude. In esito a un protocollo d'intesa del 2003 tra il MEF, Agenzia del Demanio, sede centrale, la città di Torino e previa autorizzazione della Direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nel novembre del 2007 veniva ceduta al Comune di Torino un'estesa parte del complesso. In seguito, nel 2010, cartolarizzata dalla città alla CCT. SRL, cartolarizzazione Città di Torino, che tuttora ne detiene la proprietà per finalità di valorizzazione immobiliare. Una sola area, la Cavalleriezza Reale propriamente detta, è stata riacquisita nel 2015 al demanio comunale. La parte restante veniva ceduta nel 2014 al FIB, Fondo Investimenti per la Valorizzazione, comparto extragettito dalla Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, mentre rimaneva in consegna al Ministero dei Beni Culturali ora in musei reali, la porzione di giardino affacciata sui bastioni con un edificio detto Garettone. In grave stato di abbandono e oggetto di ripetuti piani e progetti di valorizzazione, nel 2014 la Cavallerizza è stata occupata da un comitato spontaneo con l'intento di contrastare la cessione del complesso al mercato privato e di presidiarne la destinazione e l'uso pubblico. L'iniziale intento di valorizzazione di un bene comune, peraltro, si è tradotto in un'occupazione illecita di massima parte dello stabile, da allora destinata agli occupanti ad usi incontrollati, nonché a manifestazioni e attività tutte segnate dalla illegittimità. Nelle prime ore del 21 ottobre scorso si è sviluppato un forte incendio all'interno di una delle maniche edificate del complesso che, pur producendo danni limitati, ha confermato l'allarme circa la grave situazione della cavallerizza, dove gli usi impropri sono accompagnati da depositi di materiali ingombranti, allacci abusivi e reti elettriche fatiscenti e da una generale situazione di degrado e mancanza di controllo. Dopo l'incendio, la Prefettura di Torino ha convocato un tavolo per la, massima messa in, per la urgente messa in sicurezza del complesso, di cui questo Ministero è parte attiva. Si ricorda? Si concorda con l'onorevole Fregole in circa il necessario ripristino della legalità all'interno del complesso e, a tale proposito, si comunica che parte degli occupanti della Cavallerizza hanno lasciato spontaneamente gli spazi in applicazione di un accordo promosso da Sua Eccellenza il Prefetto. Lo scorso martedì 19 novembre poi la Questura di Torino ha eseguito il, il completo sgombero dei diversi edifici del complesso, allontanando chi ancora vi risiedeva ed operava. La città di Torino ha immediatamente seguito la completa messa in sicurezza degli edifici, eliminando gli allacciamenti elettrici abusivi e le altre fonti di innesco e sigillando con muratura, pannellature o cancelli le aperture ad evitare nuove intrusioni. Al momento l'intero complesso della Cavallerizza è posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. La locale soprintendenza intende promuovere un tavolo istituzionale per definire scenari condivisi e compatibili di riuso. A tale proposito. Segnalo che la Soprintendenza Statale ha riferito che è in corso un'interlocuzione tra il Ministero e la città di Torino per definire un percorso di recupero, restauro e valorizzazione del complesso della Cavallerizza Reale, anche attraverso l'erogazione di ulteriori risorse, con l'intesa che possano essere destinate unicamente al restauro delle aree di proprietà comunale di elevato valore monumentale, per arginare il degrado e restituirle alla pubblica fruizione e a un qualificato uso pubblico da parte delle istituzioni culturali cittadine. Concludo sottolineando la costante attenzione del Ministero per i Beni Culturali nei confronti del complesso della Cavallerizza Reale, sia nel perseguimento degli obiettivi di tutela che nell'impegno finanziario per il completamento delle opere e dei lavori necessari, ed anzi è di pochi giorni fa la conferma da parte del Segretario Generale dell'impegno di procedere al finanziamento delle opere e dei lavori necessari agli interventi sul compendio, per complessivi 5 milioni di euro. Nell'assicurare altresì il costante e puntuale monitoraggio delle risorse, confermo la disponibilità dell'amministrazione dei beni culturali a venire a riferire in questa sede ogni, eh, eh, ogni utile aggiornamento al riguardo. La deputata Silvia Fregolent ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego, collega. Ringrazio il governo per la risposta onesta e per avermi dato ragione e immagino anche con qualche difficoltà politica, dato che la eh, giunta che guida eh, la, la, la città di Torino è eh, presieduta da Chiara Pendino del Movimento 5 Stelle. Quindi ringrazio il fatto che mi si sia data ragione sul fatto che per anni è stata tollerata una situazione di illegalità e la, mh, la volontà da parte del governo di eh, mettere dei soldi per la ristrutturazione del, della parte che è nata a fuoco e non solo perché, come lei giustamente puntualmente ha indicato, ormai sono Numerose le aree di degrado di una zona che è, fa parte del complesso sabaudo ed è nel cuore di Torino perché lei giustamente nel delimitare, io non so quante persone qua conoscono la mia città, però nel delimitare il perimetro parla dei Giardini Reali. C'è un pezzo che confina con il Teatro Reggio, con il Palazzo Reale, quindi proprio siamo nel centro di Torino e avere nel centro di Torino una struttura che ad oggi è murata per evitare appunto, intrusioni ulteriori. Da parte di anarchici e non solo di persone che volevano occupare per la tutela di, del patrimonio pubblico, fa sì che noi abbiamo nel cuore di Torino un edificio stupendo che sta per crollare. Però gli ulteriori soldi che io ringrazio, volete mettere come governo, devono essere però messi nero su bianco su un progetto di riqualificazione vera del complesso. E invece le notizie che noi abbiamo purtroppo è ancora di una divisione tra chi vuole ristrutturare in maniera completa e, non, e far sì che insomma, una gestione sia una gestione organizzata in maniera sistematica dalle autorità preposte e chi invece continua a pensare che tutto sommato ci possa essere una gestione partecipata e pubblica più o meno la stessa che in questi anni ha, in ragione di un bene comune, occupato gli edifici. Ecco, noi non ci possiamo permettere come Stato e come cittadini italiani di rimettere ulteriori risorse senza che ci sia nero su bianco una definizione della governance poi che verrà data alla struttura intera. In passato per esempio veniva utilizzata per gli spettacoli dello stabile, poi col tempo non è stato più fatto. Ecco, bisogna capire dove si vuole portare la cavallerizza prima di mettere ulteriori risorse, perché io penso, e concludo nel ringraziarla, che noi chiederemo un monitoraggio di come andranno i lavori, ovviamente perché ci sta a cuore l'intera struttura, ma soprattutto ai cittadini torinesi che in questi anni hanno sollecitato una soluzione al problema non si può dire metteremo altre risorse tal quale metteremo tale risorse e la ringrazio ma in seguito ad una definizione ben precisa dell'intero complesso Carvalerizza grazie Grazie a lei passiamo all'interrogazione numero 3236 dei deputati Donzelli ed altri concernenti iniziative volte a tutelare il patrimonio storico architettonico di Firenze in relazione a lavori di sostituzione dell'astricato in alcune vie del centro storico. Il sottosegretario di Stato Giuseppe Labbate ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'onorevole Donzelli ha richiesto notizie in merito ad alcuni lavori eseguiti dal Comune di Firenze in alcune vie del centro storico. A tale proposito la sovrintendenza. Archeologica delle, delle archeologia, belle arti e paesaggio di Firenze, competente ad assicurare la tutela del luogo e quindi a rilasciare le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, eh, ogni qual volta in quale zone di pregio si debbano eseguire lavori appuntualmente riferito al riguardo. In particolare ha precisato che gli interventi attualmente in corso di esecuzioni sono stati regolarmente autorizzati dalla stessa sovrintendenza il 30 luglio 2018, a seguito di presentazione di un progetto di riqualificazione di via Pandolfini con rifacimento contestuale dei sottoservizi e manto in lastrico. La documentazione fotografica allegata al progetto descrive condizioni eterogenee e differenziate dalla pavimentazione stradale lungo via Pandolfini, contratti elastricati ad opus incertum, tratto tra Via Palmieri e Via Giraldi, tratti con lastre disposte a spine di pesce, tratto tra Via Verde e Via Palmieri e tratti con asfalto bituminoso, tratto tra Via Palmieri e Via del Proconsolo. Il progetto ha previsto la conservazione delle parti lastricate dell in condizioni da consentirne il reimpiego e la reintegrazione con nuove lastre delle parti ammalorate o non riutilizzabili. Più precisamente, per il tratto tra Via Verde e Via Palmieri è stata prevista la pavimentazione con nuove lastre di, arenar di are arenaria posata a spine di pesce, con marciapiedi in lastre di arenaria pietra di Firenzuola. Per il tratto tra via Palmieri e via Giraldi è stato previsto il reimpiego di lastre preesistenti, utilizzando il materiale in buone condizioni dei tratti adiacenti, posati ad Opus Incertum, con marciapiedi in lastre di arenaria pietra Firenzuola. Infine, per il tratto tra via Giraldi e via del Proconsolo, il progetto ha previsto la rimozione delle parti in asfalto bituminoso e la posinopera di nuovo lastrico in pietra, con orditura a spin di presce. Dalle indicazioni direttamente riferite per le vie brevi e dalla direzione dei lavori, le lastre rimosse non riutilizzate per la pavimentazione per condizioni di conservazione, per pezzatura, per tipologie di posi in per eccetera, sono state accantonate e conservate presso i depositi del Comune di Firenze. A margine delle indicazioni informative sopra riportate, si ritiene opportuno far presente che la sovrintendenza ha più volte espresso all'amministrazione comunale di Firenze la rilevante importanza che i lastrici stradali, per tipologia, lavorazione, caratteristiche materiche eh, e cromatiche, eccetera, hanno nella definizione e nella conservazione dell'immagine urbana e della sua identità materiale. Per tali motivi l'amministrazione comunale è stata più volte invitata a compiere una rigorosa rilevazione e catalogazione dei lastrici esistenti, delle loro condizioni di conservazione, delle possibilità di e modalità di restauro e reintegrazione, fino anche di realizzazione ex novo di lastrici stradali, evitando nella misura più ampia possibile l'impiego di asfalto bituminoso nelle pavimentazioni del centro storico. La Sovrintendenza ha in ogni caso colto l'occasione della presentazione dell'atto parlamentare dell'Onorevole Donzelli. Invito a rinnovare ancora al Comune di Firenze la definizione di protocolli operativi per la consapevole conservazione dei lastrici stradali. Il deputato Giovanni Donzelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie presidente, ringrazio gli esponenti del governo che hanno risposto. Non sono soddisfatto, ma sono preoccupato. Mi spiego. Il... Ho sentito dire nella risposta che poi prenderò nella versione scritta che le pietre sono state, eh, quelle che sono state tolte in seguito ai rifacimenti del manto stradale, sono state raccolte e sono conservate, accuratamente conservate, presso i depositi del Comune di Firenze. Sono stato personalmente, eh, non quest'estate, l'estate scorsa, quindi si parla di luglio 2018, se non sbaglio, a verificare. Le condizioni delle pietre, luglio 2019, comunque sono stato personalmente a verificare le condizioni delle pietre ho trovato che le pietre non sono né catalogate né conservate, ce ne sono pochissime in pessime condizioni. Tra l'altro ho trovato presso quel deposito, il deposito del Comune di Firenze che è al poggetto, ho trovato pure i resti del vecchio porto fluviale Mediceo di Firenze completamente abbandonati, non catalogati, in malora, in mezzo alle sterpaglie, buttati come se fossero mascerie, e allo stesso modo di pietre ce n'erano pochissime tenute in modo completamente inadeguato. Questa vicenda è già stata denunciata alla stampa, nel momento in cui presentavo l'interrogazione, i giornalisti hanno fatto le foto delle pessime condizioni in cui erano conservate le pietre, sia quelle del porto fluviale Medice di Firenze, sia quelle dell'Astricato, e quindi a noi viene anche il dubbio che buona parte di queste pietre non sia conservato, non solo in modo adeguato, ma non sia nemmeno conservato, non vorremmo che queste pietre fossero da qualcuno in qualche modo rubate e portate per fare lastricate di ville private, perché mancano proprio all'appello, ce ne sono molte meno, molte, molte meno conservate di quante ne sono state tolte. Allora mi è stato risposto al suo tempo dal Comune di Firenze all'interrogazione in del nostro Consigliere Comunale è stato risposto che in realtà è quelle che nel toglierle veniv si venivano rotte venivano buttate via, però non c'è traccia di, di quali sono quelle che vengono buttate via perché rotte, perché non vengono classificate, quindi non c'è certezza che ci sia una garanzia che qualcuno non stia facendo anche un business su queste pietre, che non ci sia qualcuno che le ruba, qualcuno che le rivende, qualcuno che ne usufruisce per ville private, perché mancano le pietre e la risposta ufficiale è che nel rimuoverle si rompono e quindi si buttano via. E, e quindi non c'è nessuna garanzia della, ehm, della tutela di questo bene storico a Firenze, è bene importante perché poi nel momento in cui vengono sostituite e viene messo l'asfalto, se le pietre si perdono, diventa impossibile un domani rimettere le pietre. E quindi c'è una situazione grave che preoccupa perché è inutile ricordare che è Patrimonio UNESCO il centro di Firenze e quindi si parla di. E zone che dovrebbero essere conservate in modo adeguato, che non vengono tutelate, che non vengono adeguatamente garantite. A questo punto mi permetto di dire dal Governo che anche dal Governo stesso, perché adesso siete perfettamente informati in seguito alle mie interrogazioni, credo che non sia sufficiente una lettera al Comune per dire di prendersene cura, ma sia necessario che il Ministero intervenga direttamente per verificare, controllare se c'è qualcuno che ne ha fatto un, e che ha compiuto dei reati in seguito a queste. Alla, alla sparizione di queste pietre, alla non conservazione che si intervenga per le vie competenti per tutelare in ogni modo, luogo e sede il patrimonio storico fiorentino. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3233 delle deputate Noia e Carnevali concernente elementi in merito allo stato di applicazione della legge 22 giugno 2016 numero 122 cosiddetto dopo di noi, con particolare riferimento alla presentazione alle Camere della seconda relazione annuale. Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao di Piazza, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie, Presidente. Buongiorno, eh, onorevoli deputati. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Noia, rappresento quanto segue. La legge 22 giugno 2016 numero 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, deve essere collocata nel quadro normativo riferito ai diritti delle persone con disabilità in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Al riguardo voglio sottolineare che il tema della disabilità è costantemente all'attenzione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'impegno del Governo è quello di realizzare nel più breve tempo possibile interventi a favore dell'inclusione e della partecipazione dei disabili ai processi organizzativi e operativi, venendo incontro alle esigenze non solo dei dipendenti affetti da disabilità, ma anche di coloro che hanno carichi di cura familiare. Su quest'ultimo punto voglio ricordare che la legge di bilancio 2020 ha incrementato di 2 milioni per il 2020 la dotazione del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, fondo dopo di noi. E questo incremento riveste particolare importanza perché grazie a queste... Preziose risorse è possibile prevedere interventi di residenzialità e finanziamento misto pubblico-privato volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla decimolarità delle persone con disabilità grave in abitazioni o gruppi appartamento che riproducono condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Evidenzio altresì che la programmazione degli interventi in materia di politica sociali è di competenza esclusiva regionale, salva la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che rimane in capo allo Stato, mentre la gestione è affidata ai comuni. A questo proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in vista della predisposizione della seconda relazione al Parlamento, oggetto della presente interrogazione parlamentare, si è reso parte attiva con le Regioni mediante la costituzione di un gruppo di lavoro al quale ha partecipato ANCI, oltre ai referenti delle medesime Regioni. Va evidenziato che gli interventi previsti dalla legge hanno carattere innovativo e richiedono pertanto, per la loro concreta realizzazione, un ampio coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, anche ai fini dell'esatta individuazione della platea delle famiglie beneficiarie. La programmazione di tali interventi, declinata su più livelli territoriali, impone inoltre la definizione e attivazione di nuove procedure che ne consentono la piena attuazione. La seconda relazione al Parlamento, cui fa riferimento l'interrogazione, rappresenta un avanzamento rispetto alla prima ed illustra le misure concretamente messe in campo a livello territoriale, sulla base dei dati messi a disposizione dalle regioni al 31 dicembre 2018, dando conto in particolare di quali siano i beneficiari degli interventi, delle soluzioni alloggiative, nonché degli indirizzi di programmazione 2018. Circa i tempi di presentazione alle Camere della seconda relazione sullo stato di attuazione della legge in questione, posso rassicurare l'onorevole interrogante che la relazione è stata definita, ma in assenza dell'attribuzione delle deleghe in materia di disabilità è stata trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 ottobre 2019 per la necessaria condivisione prima della presentazione alle Camere. In conclusione, l'invio alle Camere della seconda relazione è pressoché imminente e consentirà così di svolgere una riflessione più ampia sulle modalità di attuazione della legge numero 112 del 2016, anche al fine di valorizzare le buone pratiche presenti in alcune realtà territoriali. La deputata Arisa Noia ha fa facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione, prego collega. Grazie presidente, grazie sottosegretario. Eh, ringrazio per la risposta e anche per i dettagli che sono stati forniti sulla Tempistica prevista per la messa a disposizione del Parlamento e della relazione. Sottolineo che è molto importante questo passo perché, come il sottosegretario stesso ha rilevato, la legge sul dopo di noi rappresenta un risultato importantissimo raggiunto nella scorsa legislatura. È una legge che ha un carattere di innovatività molto importante perché per la prima volta eh, si prevede appunto una legge specifica che sostiene le famiglie e le persone con disabilità gravi in un passaggio fondamentale come quello appunto della perdita del sostegno familiare legato anche all'invecchiamento dei genitori. E tuttavia è importante dire che non basta incrementare i fondi, bisogna anche capire come questi fondi vengono utilizzati e bisogna anche avere una relazione che ci consenta di misurare come le regioni stanno reagendo a questa legge perché è una diciamo delle... Eh, dei guai del nostro Paese è eh, la disomogeneità territoriale degli interventi, specie in una materia importante come quella del sostegno alle persone con disabilità. Troppo spesso, a seconda di dove si nasce, il tipo di assistenza e il tipo di, eh, diciamo, di supporto che si riceve è differente. Questo ovviamente non è più tollerabile. Io prendo atto del fatto che eh, ci comunichiate che è imminente la eh, pubblicazione di questa relazione che sarà importante analizzare per noi ma sarà importante evidentemente che venga analizzata anche da tutti gli operatori del terzo settore che spesso ci eh, sostengono e ci aiutano nel comprendere i bisogni delle persone con eh, disabilità. Io invito il governo ad avere un'attenzione particolare sulla tempistica legata a questa relazione perché purtroppo l'anno scorso il governo precedente non si è fatto carico di questo, che è un dovere e un obbligo preciso stabilito dalla legge sul dopo di noi. Abbiamo quindi l'ultima relazione di razza al 2017, ed era una relazione che è stata eh, pubblicata poco dopo l'approvazione della legge, quindi dava veramente scarse informazioni su come eh, il fondo fosse stato utilizzato dagli enti locali. Abbiamo bisogno di questo strumento, anche come legislatori, per capire se ci sono dei correttivi da apportare. Credo che, nel nostro, che dobbiamo anche mettere in conto che leggi così innovative possono richiedere eh, correttivi, aggiustamenti, miglioramenti e senza questo strumento è per noi impossibile capire se siamo nella direzione giusta e eh, che cosa si debba fare per rendere ancora più efficace il sostegno a persone con disabilità e a famiglie che si trovano in condizioni molto difficili. Quindi io capisco tutte le necessità diciamo, e le tempistiche eh, legate anche al fatto che il governo si è costituito eh, in tempi molto rapidi ed è passato poco tempo eh, dalla, dalla sua Costituzione. Tuttavia credo che questa debba essere una delle priorità per l'inizio dell'anno e quindi mi auguro che quando si parla di imminenza significhi che a brevissimo riceveremo la redazione. Grazie. Grazie a lei è così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16. La seduta è sospesa.